siamo alla funivia di Castellammare di Stabia. Questo tratto unisce la città di Castellammare di Stabia alla vetta del Faito in solo 7 minuti. Ma andiamo a vedere come funziona quest'anno la funivia. Che cosa fa in pratica un guidatore della funivia? Innanzitutto vede, sta attento all'orario di servizio delle corse, e comanda i conduttori per andare a aprire il cancelletto, fa salire i viaggiatori e vede le condizioni atmosferiche, se c'è vento. Lungo il percorso ci sono 3 piloni e quindi bisogna stare attenti al passaggio per andare cautamente. Questo nuovo look delle cabine che portano a Faito, perché? Sì, questo nuovo look è in funzione del nuovo simbolo che ha caratterizzato questo cambiamento della funivia. E i colori dominanti sono l'azzurro, che rappresenta il mare, e il verde la montagna. I forastieri cantano, sospirano a te, mi si canzone Napoli. Una volta che vieni in funivia? Sì. Com'è questa esperienza? Entusiasmante sicuramente, molto emozionante. Chi sta in Castellammare, che resta ancora e va ritorno. Siamo arrivati a Faito. Con noi c'è il geometra Rendina, il caposervizio della funivia del Faito, che ci spiegherà alcune cose. Quest'anno, nonostante il tempo meteorologico che non ci ha accompagnato, effettivamente stiamo tenendo i numeri dell'anno scorso. 45.000 viaggiatori in media degli anni passati rispetto all'anno scorso di 82.000. Che c'è da vedere qui a Faito? Soprattutto il panorama stupendo che abbiamo tra il mare, il Golfo di Napoli e la montagna. Veniamo da Pozzuoli, abbiamo una scuola elementare, questi sono i nostri ex alunni. Consigliamo alle persone che non sono ancora state a Faito di salire qui sulla montagna? Ma certamente, è un'oasi di pace, di fresco, e ringraziando il Signore che ci sono ancora. Teresa, che cosa ci fai tu qui? Faccio oggetti con capsule del caffè. Prendi una cialda? Sì. La svuoti? Sì. Poi? E poi la uso e ne faccio tutti i gioielli. Questa è una collana fatta con un cordone ed è un fiore. Poi ci sono le bamboline, ci sono gli anelli, orecchini. Quindi possiamo dire che aiuti l'ambiente. Bravo. Ma a Faito come si sta? Benissimo, ci abito, sì. Liliana, anche lei a Faito, perché? Io sono cresciuta su questa montagna ed ero libera qui su e me la porto dentro. Qui la vita è ancora a misura d'uomo. E ascolto il silenzio e qui mi sono concentrata e ho scritto libri di poesie, qui ho fatto fotografie. Secondo lei si è ripresa la montagna di Faito dopo tutte le vicissitudini che ci sono state negli ultimi anni? C'è un tentativo di ripresa e se rimaniamo uniti penso che possa finalmente volare alto. Come diceva Lorenz, uno dei 7 peccati capitali dell'umanità è il sovraffollamento. Qui ti dimentichi di tutto questo, ritorni ad avere un tuo spazio vitale, animale tra animali, e soprattutto cominci a essere finalmente te stesso.